Rimettiamoci a tavola e fuori i coltelli. Ci sono cene da cui ci si alza appesantiti per aver mangiato troppo e altre da cui non ci si alza proprio più. Di qualcuno abbiamo anche parlato in precedenza in questa rubrica, Invito a cena con delitto, scritto da Neil Simon, o Signori il delitto è servito, scritto da John Landis. Due deliziose commedie gialle che rivediamo sempre volentieri, tanto che della seconda stanno preparando un remake. Una versione che volutamente rimane un po' sullo stomaco è una cena quasi perfetta, in cui Cameron Diaz e cinque suoi amici di sinistra prendono l'abitudine di invitare a cena omofobi, reazionari e razzisti per ucciderli e seppellirli in giardino, fino a quando non arriva un commensale che è in grado di sfidare la loro etica discutibile sul piano dialettico. E se non l'avete visto, io non vi dico come va a finire. Sappiate solo che il titolo originale del film è The Last Supper, ossia l'ultima cena. Giustizia sommaria, stavolta ai danni di un marito maschilista e violento, la ritroviamo in Pomodori verdi fritti. Nonostante il titolo vegetariano, un personaggio diventa l'ingrediente principale di un delizioso barbecue, che peraltro è particolarmente apprezzato proprio dall'investigatore che indaga sulla sua scomparsa. È una variante autarchica della dieta Atkins che ha diversi precedenti cinematografici, uno per esempio è The Rocky Horror Picture Show, i cui protagonisti si vedono servire a tavola i resti di Eddie, e forse se lo dovevano anche aspettare, visto che il personaggio è interpretato da Meatloaf, che significa polpettone. Ma in questo genere la cena più elegante è senza dubbio quella di Il cuoco, il ladro, sua moglie e l'amante, un sontuoso noir di Peter Greenaway in cui il ladro uccide l'amante della moglie che chiede al cuoco di cucinarlo per farlo servire croccante al ladro e assassino e farglielo mangiare. E chiudiamo con Carrello dei dolci. Il divertentissimo horror Oscar insanguinato si ispira al Tito Andronico di Shakespeare, quando il guitto Vincent Price decide di vendicarsi di uno dei suoi critici più spietati, che è anche un gourmet, facendogli mangiare i suoi due amatissimi cagnolini. E il critico è interpretato da Robert Morley, che era anche protagonista del film Qualcuno sta uccidendo i più grandi cuochi d'Europa. Anche qui una commedia gialla con George Segal e Jacqueline Bisset, il cui titolo praticamente la dice tutta. See you next Wednesday.